Eccoci, poi vi faccio vedere meglio cosa contiene la mia borsa. Però nel frattempo vi voglio far vedere una cosa perché vi spiego, in sostanza mi trovo sempre in difficoltà ogni volta che vado a fare degli speech, no? Per le aziende, quello che faccio spesso, perché non riesco a connettermi correttamente, perché io voglio il computer sul palco e loro non ce l'hanno. Allora mi porto questo kit. Cioè, nel senso che io voglio avere il mio computer sopra il palco affinché possa vedere le presentazioni in anticipo, no? Cioè, veda le slide prima. E se invece il computer ce l'hanno loro di là o le slide ce l'hanno di là, non riesco a vederlo. Allora, cosa faccio? Siccome spesso il cavo non arriva, ho comprato questo che costa poco. Sostanzialmente lo alimento con questa batteria e lui riceve la trasmissione wireless dal mio computer. In questo modo è una HDMI, vedete? Un HDMI che si attacca al loro proiettore direttamente, senza bisogno di passare, di avere un cavo che arriva fino là. Quindi è come se fosse un cavo HDMI, ma come si dice? Wireless. Okay. Poi, siccome loro spesso mi trovo ancora la VGA, purtroppo, ecco quindi la VGA. Per sicurezza, questo a volte per uscire dal telefono, quando mi ritrovo a dover proiettare dal telefono, e questa è una scheda di acquisizione, è un po' complesso da spiegare, questo qui in realtà fa la stessa cosa, ecco, grazie per questo video posso togliere questo che era inutile, basta, vi volevo raccontare un po' di cose, e già che ci sono vi faccio vedere con cosa vado in giro di sicurezza. Questa qua è la borsina di sicurezza. Per mettere per avere tutto quello che di solito manca, no? Allora, affitto una macchina, mi serve un carica per la macchina. Poi, non so, vabbè, sempre pronto un adattatore per il Mac. Questi sono i cavetti per un device particolare, strano, no? USB-C to network, che mi serve per creare delle VPN, in sostanza. Questa è una scheda di acquisizione. Questo è un cavo di rete che serve sempre quando sono in giro, alberghi, eccetera. Molto sottile, molto utile. Questo per acquisire dal telefono, per l'iPhone. Questa è scheda Ethernet, quando sono nei guai mi serve una scheda Ethernet. Colla perché serve sempre, si stacca qualcosa. Adattatore multi-USB per il Mac. Piccola HDMI to HDMI per qualsiasi cosa, USB al volo per l'iPhone. Questo qui permette di avere sempre in carica l'iPhone quando si attaccano i dispositivi. Questo perché una chiavetta serve sempre extra. Questo quando mi serve attaccare un audio, di solito non tanto le cuffie, ma un microfono. Questo perché da USB normale a USB-C se c'è sempre bisogno, idem al contrario, ma adesivino quando serve una cosa al volo, questo per mettere il telefono dietro il Mac, e questo qui è un HDMI al volo di uscita, idem di nuovo convertitore, batteria che serve per alimentare questa roba al volo, penna per il Sugru, una specie di colla particolare molto utile, questo per pulire i display, e penna in realtà serve per l'iPad, non male, cioè, nel senso che senza questa roba io spesso sono nei guai.